Diamoci una svegliata e parliamo ancora di caffè. Tutti e benvenuti qui, sì, mi auguro che anche voi abbiate preso una buona tazza di caffè, perché oggi parliamo, sì, di un operante nel settore del caffè, delle capsule per caffè. Che stai dicendo? Calmati! Ma... Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Vero, vero, già, l'avevi non messo. Non tradire mai la nostra formula iniziale. Magica. Come state? Allora, continuiamo lungo il 2017 con la recensione di prodotti capsule dolce gusto. Oggi trattiamo la G-Mocha e non siamo soli a fare questa recensione, no, siamo, ma insieme a noi c'è Annalisa di Casa Superstar. Salutala, diglielo com'è. Brava, 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 ciao. Brava, ciao Annalisa. E c'è Annalisa proprio per un motivo, perché è lei che in un video ha consigliato queste capsule. Capsule. Che scapsulano queste capsule, e quindi io poi mi sono recata al supermercato e le ho acquistate. Buste da 16 capsule, 3,50 euro. E quindi siccome è per colpa, tra virgolette, anzi per merito di Annalisa che abbiamo comprato la dolce gusto, e per colpa, merito, lo vedremo, di Annalisa, se ho acquistato queste capsule, le ho chiesto di fare insieme a noi la recensione. Quindi ripetiamo il prezzo, diciamo. Aspetta, il prezzo. Aspetta, anche perché noi e Annalisa abbiamo dei palati totalmente diversi, infatti lei raccomanda sempre tra le capsule classiche l'ardenza. Vi dico questa cosa per darvi dei termini di parametro: il caffè blu della dolce gusto, che per esempio a noi non piace, io sento molto il metallico in quel caffè ed è il preferito di Annalisa, per intenderci. Quindi io propendo più per i sapori dolci, Annalisa propende di più per i sapori dolci avvolgenti. A quanto ho capito, Annalisa propende di più per i sapori amari e ben chiusi. Di conseguenza ti sei comunque confuso, mi sono confuso, perché di pensavo conseguenza, di conseguenza noi vi consigliamo, prima di prendere un caffè, qualsiasi caffè, di farvi vi consigliamo di prendere sempre le recensioni come delle cose dette da persone che esprimono semplicemente il loro parere in relazione al proprio gusto. Brava, non è Bibbia quello che diciamo. Naturalmente io, se dico che un caffè mi piace, è perché soddisfa il mio palato, ma lo stesso non è detto che succeda a voi. Noi vi raccontiamo semplicemente le nostre esperienze e comunque anche dei dati oggettivi che possano guidarvi nella scelta di uno o dell'altro caffè. Abbiamo test di laboratorio. Dato oggettivo numero 1: facilità di reperibilità per questo prodotto. È forse quello che si trova in quasi tutti i supermercati. Ha una larghissima distribuzione. Sì, sì, sì. Noi lo compriamo alla Auchan. È il G-Mocha, non abbiamo ancora G-Mocha, detto la marca. G-Mocha. E la marca è questa qua. Eccola qua. Queste capsule non ci sono state inviate dall'azienda, che io tempo fa ho contattato e che manco mi ha risposto, giusto per non sbagliare. Salutiamo l'azienda. Salutiamo la G-Mocha con tanto affetto. E comunque faremo lo stesso una recensione, perché come invece abbiamo letto alle aziende che hanno collaborato con noi, questa è una rubrica di servizio. Vogliamo farvi conoscere i caffè e siccome noi li compriamo, condividiamo con voi le nostre impressioni sui vari tipi di caffè. Allora, che dire, noi abbiamo comprato in una tornata precedente il cappuccino, prima che Annalisa ne parlasse, mentre dopo che Annalisa ne ha parlato, con grande atto di fiducia nei confronti della mia amica, sono andata a prendere l'espresso vellutato, poi l'espresso intenso in capsula rossa e l'espresso cremoso in capsula verde, che io so essere il preferito di Annalisa, per intenderci. C'è anche il decaffeinato comunque. C'è anche il decaffeinato, che noi non abbiamo preso. Non usiamo decaffeinato. 16 capsule per ogni busta ad un costo di 3,50 euro. No, mi pare che fossero 3,80 o 75 euro. 3,50 euro, 3,80 euro, dipende. Vedremo, vanno anche in offerta molto spesso, perché io tempo prima il cappuccino l'avevo preso a mano. Ah, perfetto. Allora,
Allora, cominciamo. Quello che assolutamente non ci è piaciuto è il cappuccino. Tradisce totalmente, secondo me, quello che è il sapore del cappuccino. Io ne ho provati tantissimi cappuccini e devo dire che non me ne sono piaciuti nessuno se non quello dell'originale, quindi quello della Dolce Gusto. Tutti gli altri hanno floppato enormemente, compreso quello della Gimoca. Hanno tutti un sapore molto strano, che non sa di cappuccino e non sa neanche di latte e non sa neanche di caffè. Mi sanno tutti molto di chimico. Ripeto, impressioni molto personali. Li ho provati di tutte le marche che vi ho recensito e vi posso dire che per tutte le marche nessuno mi ha soddisfatto tanto da consigliarvelo. Per un euro in più, essendo il cappuccino proprio quello sfizio, io vi consiglio fino a oggi di comprare l'originale. Oppure andate al bar. O fatevelo voi, che è meglio. Vi abbiamo fatto anche il video su come si fa il cappuccino e ve lo leghiamo lì tra le schede informative. Mentre passiamo ai caffè, altra storia per i caffè. I caffè, innanzitutto, quando si apre la busta, vieni totalmente investito da odore di un buon caffè tostato. Certo, di tutte le essenze. Sì, sì, sì. Ognuno con la sua propria essenza. Sì, non è uguale l'odore quando aprite le buste dall'uno o dall'altro. Quindi questo è sinonimo che le miscele cambiano da capsula a capsula. Ma la cosa è confermata anche dal sapore del caffè. Come terzo classificato, sì, mettiamo l'espresso cremoso, il terzo, quello che Annalisa invece vi consiglierà più di tutti. Perché? Perché ha un gusto molto 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 forte, molto 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 amaro. Ma non è poi tu così cremoso, eh? Non è cremoso, anche se tutti e tre i caffè, quando escono dalla capsula, fanno un bel rumore di spinto, proprio il caffè esce anche un po' schiumoso, ma questi tre e tre è quello che ci è sembrato meno denso di tutti, diciamo così. È buono, è un buon caffè, per chi ama i caffè molto chiusi, dal sapore molto forte, deciso, sì. E alla fine rimane sempre quel retrogusto che io sento come metallico, che è impropriamente dico metallico perché non è metallico, è proprio molto chiuso, molto amaro, diciamo così, freddo al palato. Freddo. Mentre, cosa totalmente diversa, succede con l'espresso vellutato. L'espresso vellutato ha un'intensità minore dell'altro, scende molto di intensità, è quello che io posizionerei al secondo posto. È un 100% arabica, mi piace, è piaciuto, un buon caffè. Da prima colazione. Brava, per iniziare la giornata. Sì, perché non ti butta pesantissimo che ti stordisce con l'amaro, ma nello stesso tempo non è neanche un'acquetta. È un caffè che ha il sapore di caffè, ma è un gradino superiore alla moca, diciamo così. Non siamo ancora nell'ordine della macchinetta del caffè. Sì, potrebbe essere fatto da una buona moca Bialetti, ecco, questo tipo di caffè, per intenderci, no? Quando la caffettiera è ben rodata. Quando questa donna parla di caffè si accende una luce nei tuoi occhi, veramente, è una cosa pazzesca. Sì, perché il caffè lo bevo poco, ma quando lo bevo deve essere caffè buono. Quindi, prima colazione, non è il mio preferito, ma credo che sia il caffè che possa incontrare il gusto della maggior parte delle persone. Terzo e ultimo caffè, ma tu non parli oggi? Io sì, parlo. Di questi due cosa ci dici, caro? Di questi due ti posso dire che a me questo qua nero, come dici tu, mi è piaciuto tantissimo, prima colazione, ne ho bevuti due addirittura. Ah. Quindi, per un pubblico maschile lo consiglio. Mentre questo qua, se siete dei tipi tosti, anche un po' cospicolosi, questo è il caffè che fa per voi. Diciamo che questo è un buon caffè, ecco, per questo io penso che Annalisa piaccia. Ah, un aroma particolare. No, questo è un buon caffè che rovinate se mettete lo zucchero. Ah, vero, certo. Se amate il caffè e lo prendete amaro,
questo credo che sia il caffè più indicato. Noi non lo prendiamo amaro, lo prendiamo dolcificato. Quindi, e quindi vi fa uscire dolcificato, perché sì, sono tre modi di prendere il caffè, diversi. Ma il dolce gli fa uscire una spigolosità acidula troppo forte. Brava, mi hai letto nella tazzina. Che probabilmente preso amaro non si sente e rimane solamente il gusto corposo. Bravissima. Del caffè. Quindi, ultimo, a me è piaciuto molto, veramente, uno di quei caffè che tu prendi a metà giornata e continua l'effetto magari del primo che hai preso a colazione. Stiamo parlando dell'espresso intenso, capsula rossa. È il nostro preferito, è il caffè più completo. Dessert. Così, è il caffè dessert, sta benissimo dolcificato. Bravo. Non perde in note aromatiche, anzi vengono esaltate le sue note aromatiche anche con il dolcificante, che non è cosa da tutti. È una media corposità, non è né liquido né troppo impolpettoso in bocca. Impolpettoso, vedi che è un termine tecnico aulico. Certo. Senso, ci sono dei caffè che proprio ti fanno l'effetto velluto sulla lingua, no? Non è questo il caso. Questo è un caffè. Te lo posso dire una cosa, l'abbiamo preso una mezz'oretta fa, è ancora persistente nella bocca. È vero, l'abbiamo proprio riprovato ed è molto molto buono. Non sa di tufo? No, e tutti e tre i caffè non perdono granelli di tufo, appunto, quando si passano sotto la macchinetta, sebbene perdano un po' di acqua. Allora, questa è una cosa di cui oggi vi parliamo per la prima volta, perché è una cosa che abbiamo notato naturalmente facendo i caffè. Con le originali non c'è nessuna fuoriuscita di liquido al di fuori della capsula. Con alcune di quelle che abbiamo recensito sì, con Leon d'Oro no. Il mio preferito, ancora quello rimane il mio caffè preferito, il Leon d'Oro 3 Venezie. Vi metto qua il link. Con questi non c'è tufo fuori, ma una gocciolina di acqua fuori la trovate. Oddio, questo non significa nulla, non è che... Ma infatti perché lo stiamo dicendo, se non significa nulla? Perché la Dolce Gusto ne fa un vanto di questa cosa. Brava Dolce Gusto, va bene, perché così non si sporca. Chi fa un caffè in capsule molto probabilmente ha un ufficio, lo fa in luoghi che non sono... sempre casa, certo, dove tu hai la pezzetta, quindi c'è da dire anche questo, perché quando esci la cialdina può gocciolare. Naturalmente dovete alzare la leva dopo che la leva diventa verde, perché quindi sennò ancora impressione. Comunque torniamo ai nostri caffè. Questo ha un sapore abbastanza intenso, abbastanza avvolgente, armonico, un'armonia di gusti variegata che va dall'amaro appena lo mettete in bocca allo sprigionare di note differenti di acidità e di gusto. Che ridi! Perché con che ridi? Cosa lo accompagneresti? Con niente, tutti e questi tre io caffè. Io con un'orata lo accompagnerei. No, io tutti e questi tre caffè li vedo, per esempio, questo con un 99% cioccolato fondente alla fine, sì. Ecco, paragoniamo con i gusti di cioccolata. 99% di fondente è lui. Poi. Questo lo paragonerei. No, scusate, 99% di fondente è lui fine del caffè. Questo qua? Questo un cioccolato fondente normale. Questo è quello di stamattina. Sì. Questo con un 60% cioccolato fondente. E questo in medio stat virtus è con un 75%-80% cioccolato fondente. Quindi tra i tre. Secondo me ti sei fonduta il cervello. Anche tu. Può essere tra i tre, questo è quello. Non più amabile, perché forse il più amabile è quello nero, ma è quello più... Per tutti è quello nero. Il caffè da colazione, il caffè da dopo pranzo, io consiglierei questo. Allora, perché incontra più gusti. Allora perché? Non mi interrompere. Questo è per quelli a cui piace il gusto. Sentire le diverse note del gusto del caffè, perché questo è troppo intenso per sentirle tutte, questa è una botta di caffeina pura amara. Questo invece ha un'armonia più variegata di caffè. Comunque
dopo i cappuccini è stato un grande atto di coraggio riprendere questi caffè che devo dire non mi hanno delusa. Io ieri ho chiamato Annalisa e gli ho detto: se mi hai fatto spendere 10 euro impunemente, gli ho detto, me li ridai, dice: guarda che fai, te ne do 20, mi fa lei, ok, ci sto. Quindi lei scommetteva su questa marca. Comunque. Oppure le diciamo che non ci è piaciuto, così ci dà 20 euro. Bravo, fatti delle 20 euro. Non ci è piaciuto! No, vabbè. Diciamo quindi, la verità. Lo consigliamo? Sì. Lo consigliamo. In base a quello sì. che abbiamo provato noi per il nostro palato e come lo zuccheriamo noi, il caffè ci è piaciuto. Voi provate e fateci sapere qual è l'essenza che vi piace di più. Primo classificato, secondo il nostro palato, secondo classificato, terzo classificato. Dico anche... provateli e diteci anche la vostra, perché se voi provate i caffè che vi consigliamo e sotto i video lasciate dei feedback, dei commenti, la gente che si affaccia sul canale può avere una valutazione più ampia di quello che è il prodotto e quindi capire se gli piace oppure no. La cosa più favorevole comunque di questo caffè è la disponibilità immediata presso i supermercati, perché io posso capire il costo, perché io posso, no, di costi ne abbiamo avuti di più risparmiosi, però posso capire che la gente abbia piacere di comprare il caffè quando va a fare la spesa e non aspettarlo tramite ordine online. Ci sta anche, perché ordine online va bene per le imprese, per le aziende, per chi ha un ufficio, certo, per i grandi numeri, per le case, la casalinga che esce del caffè lo va a comprare. Bene, dopo averci fatto due capsule così, noi cosa diciamo? Provateli, come abbiamo detto prima, mi raccomando, condividete il video se sapete di amici che hanno le capsule. E soprattutto adesso andate a sentire la campana di Annalisa, perché è giusto sentire anche come lei descrive il gusto del caffè che ha provato e quindi possa suggerirvelo o meno. Probabilmente lei metterà anche il decaffeinato, perché lei è un amante del caffè anche fuori al tempo massimo, diciamo dopo le 5 del pomeriggio, quindi lei usa il decaffeinato e quindi potrete avere un quadro completo della situazione caffè. E quindi dalla sommelier dei caffè e dal pazzo di turno, noi ci vediamo presto sulle vostre tavole. Ciao Annalisa, ciao. Ciao a tutti voi, vi vogliamo bene, alla prossima!